Maurizio, sei tornato dopo quasi 3 mesi, più di 2 mesi e mezzo d'assenza, no? Però sei andato subito in partita, bello pimpante, sembrava quasi che la tua assenza non fosse così lunga. Insomma, da un punto di vista personale c'è qualcosa di buono, e poi raccontaci tu invece come hai visto la tua squadra. L'assenza è stata lunga e pesante, soprattutto per me, in prima persona l'ho vissuta non benissimo, perché stare lontano non mi è capitato spesso, ringraziando Dio, però sono rientrato abbastanza bene, devo lavorare molto ancora, però era importante, insomma, prima delle feste rimettere piede in campo e cercare di dare una mano ai compagni che fino adesso quasi gli stessi 11 hanno tirato la carretta per 2 mesi. La squadra l'ho vista bene, è stata una prova che mi aspettavo, una prova di carattere. Ci avevamo parlato in settimana, come ho detto a qualche tuo collega, avevamo analizzato insomma, i punti di questo trend, insomma, non abbastanza positivo, degli ultimi pareggi, e vedo con felicità che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, sia voi giornalisti, sia i tifosi là fuori, ma soprattutto noi. E questa è una cosa di buon auspicio, insomma. Le domande? Sì, cosa cambia con l'ingresso del giocatore come D'Agostino, che comunque all'interno dell'assetto tattico dà più qualità? Bah, sicuramente un giocatore di un'altra categoria, si vede, anche se fisicamente per me ancora non è al top, deve riacquistare il ritmo, ma si vede dai movimenti che fa, da come calcia il pallone, che è un giocatore di un'altra categoria, e il suo innesto è fondamentale, perché con l'assenza di De Falco e di Toninelli ci mancava proprio quella qualità in mezzo al campo che ci permetteva di respirare agli attaccanti, la palla più in profondità. È quel giocatore importante, insomma, che serve sia nella fase di contropiede, sia nella fase quando sei in vantaggio, che ti permette di gestire il possesso palla. Questo comunque secondo posto è agguantato, quanto morale dà prima della sosta? Sì, a prescindere dal secondo posto, era, come ho detto, l'importante è la prestazione, riprendere il nostro rullino di marcia che nelle ultime partite si era un attimo fermato con qualche, insomma, pareggio, qualche partita non ai nostri livelli. Abbiamo ripreso il rullino di marcia, peccato per la sosta, perché abbiamo voglia di continuare, e di continuare con questo atteggiamento soprattutto, perché se questa squadra ha questo atteggiamento e recuperiamo tutti quanti, e come ripeto, sia voi, noi, i nostri tifosi e tutti quanti, si viaggia sulla stessa lunghezza d'onda, possiamo dire la nostra fino alla fine. E noi ci crediamo, penso che ci crede anche il nostro pubblico e tutti quanti. Domanda a Gennaro, anche oggi bene la vittoria, bene l'anno, fa fare delle buone vacanze, però anche oggi abbiamo appena incassato 2 gol che portano a 10 le reti subite nelle ultime 6 partite, se non sbaglio, i comuni. Cosa è successo? All'inizio stagione eravate proprio una cassaforte, invece in quest'ultimo mese insomma qualche gol di troppo l'abbiamo incassato. Assolutamente, come hai detto tu, quest'ultimo periodo comunque non ci ha aiutato nemmeno la prestazione, perché non abbiamo fatto la prestazione come facevamo all'inizio, quindi anche quello ha influito sui gol presi. E anche oggi, come avete visto, abbiamo preso gol su calci piazzati. È inutile dire che durante la settimana ci lavoriamo, ci parliamo, però purtroppo quando vai in campo devi essere concentrato, perché sennò il lavoro che hai fatto non serve a nulla. Purtroppo anche oggi abbiamo subito, io penso che sia il gol su calcio piazzato, perché l'altro gol ci può stare, ha fatto secondo me un ero gol, anche se abbiamo lasciato calciare, però secondo me quello là che non doveva essere non l'avremmo fatto calciare. Sì. Però come diceva anche Fabrizio, comunque c'è stata una prestazione diversa dalle altre partite. Il primo tempo penso che abbiamo giocato abbastanza bene, tranne il gol preso, e questo sicuramente ci dà morale, ci fa stare tranquilli. E trascorriamo queste feste, adesso stacchiamo un attimo e poi dopo riprendiamo e speriamo di fare meglio.
Vuoi chiarire qualcosa sull'episodio del calcio di rigore? Dica se è stato ammonito in quell'occasione. No, è stato ammonito lui, però io sono andato a chiedere spiegazioni e ho detto che secondo me era espulsione. E l'arbitro mi ha risposto che non è chiara occasione da rete, ma se non è chiara occasione da rete quella, qual è la chiara occasione da rete? Ne ha ammoniti due? Dei loro, sì. Sì, a noi no, a noi nessuno. Perché abbiamo visto agitare due volte, no, no, no. Sulle due proteste. No, no, loro. Senti, nel finale il mister spesso e volentieri vi invitava ad alzare la linea difensiva, perché non riuscivate a farlo? No, lui ci diceva di stare stretti perché loro avevano messo due attaccanti centrali alti, però sai, quando mancano 5-6 minuti alla fine cerchi sempre di difenderti e non prendere gol. Di solito non è così che se ti difendi non prende gol, però in quel momento salta tutti i piani tattici dell'allenatore, quindi in quel momento cerchi solo di fare il massimo e cercare di non prendere gol. Ma è domanda per entrare, ciao Gennaro. Dopo la sosta, adesso la vacanza, nel 2014 una vittoria, soprattutto per te, Gennaro, conosci molto bene l'ambiente di Castellammare. Quanto è importante andare lì e soprattutto aver recuperato questo secondo posto, proprio i loro danni, e appunto tu che conosci bene l'ambiente, che partita, è vero che presto sarà la restante, però in ottica partita, che partita pensi possa essere? E soprattutto quanto è importante per chiudere una vittoria proprio perché il giro è andato a finire lì in un big match? La vittoria di oggi serve a noi per il morale, per la fiducia, e essere ancora più sicuri che siamo una buona squadra e ce la possiamo giocare fino alla fine. Sicuramente a Castellammare troveremo un ambiente difficile perché già il campo è diverso dal nostro, quindi ci dobbiamo abituare. E poi loro stanno facendo un ottimo campionato, quindi stanno andando con l'entusiasmo, quindi noi dobbiamo fare la partita, dobbiamo sbagliare pochissimo, dobbiamo fare la miglior partita, perché loro sono una buona squadra e quindi contro di noi poi se la giocheranno alla morte. Quindi troveremo sicuramente un ambiente carico e sta a noi dimostrare il nostro valore.